Adesso facciamo l'intervista a Anna Maria Solis, che è argentina, è ingegnere industriale con orientamento chimico, coordinatrice dell'ufficio Agenda 21 del Comune di Modena, nonché responsabile del CEAS, che è il Centro di Educazione Ambientale allo Sviluppo Sostenibile del Comune di Modena. Sì. Che tipo di comunicazione avete fatto con la cittadinanza o a chi vi siete rivolti e che cosa avete fatto per farvi conoscere, quindi per far sapere che esisteva questo ufficio e che aveva questi obiettivi? E cosa si è fatto? Si è fatto appunto un lungo processo di sensibilizzazione della cittadinanza e non solo, ma anche degli amministratori. Soprattutto perché sono processi che comportano la partecipazione. Quindi la partecipazione è qualcosa che bisogna anche essere formata, perché altrimenti viene scambiata semplicemente come sinonimo di lamentela. No? Quindi i cittadini che dicono la pubblica amministrazione mi dà l'opportunità di partecipare, quindi ho l'opportunità di dire in faccia agli amministratori le cose che non mi piacciono. È il contrario, no? Quando gli amministratori vedono che si innescono questi processi di partecipazione, a volte hanno un certo, diciamo, sono un po' timorosi, nel senso che pensano adesso sto lì ad aspettare a vedere magari chi arriva, magari fa un po' di problematiche e così via. Quindi questo va costruito. Cioè come è stata fatta questa formazione sulla partecipazione? Come è stata fatta? È stata fatta innanzitutto attivando un forum cittadino dove sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini, quindi non c'era un numero chiuso, tutti i cittadini sia singoli ma anche associati sono stati invitati a partecipare insieme agli amministratori, ma anche insieme ai tecnici, quelli che si occupano per mestiere, perché riescono anche ad avere dei dati, che anche questo è importante, dei dati non solo ambientali ma anche sugli altri variabili. Quindi è stato chiamato un forum, questo forum non è stato chiamato semplicemente mandando degli inviti, ma facendo anche dei momenti di incontro con i cittadini presso i quartieri per spiegare a loro innanzitutto cosa voleva dire Agenda 21. Invitando questi cittadini a partecipare, creando già dei momenti propedeutici alla partecipazione. Cioè erano delle mini riunioni? Erano proprio delle mini riunioni, quindi venivano chiamate, quindi delle mini riunioni che si facevano la sera soprattutto, dopo cena, oppure durante i fine di settimana, perché sono i momenti proprio dove i cittadini hanno più tempo, perché di solito chi partecipa dopo non sono quelli che appartengono alla pubblica amministrazione, quindi sono cittadini che magari fanno qualcosa d'altro, quindi che hanno i propri lavori, le famiglie, e quindi bisogna in qualche maniera agevolarli per la partecipazione. Quindi erano degli incontri dove veniva spiegato il processo, che cosa intendeva attivare questo processo e quali erano gli impegni e le responsabilità che ognuno poteva prendersi e come poteva partecipare. Questo è stato un lavoro di quasi 6-7 mesi, di incontri, tantissimi incontri presso i diversi quartieri, anche presso le scuole e così via, per arrivare al momento del forum. Quindi le persone che hanno partecipato al forum erano persone informate, preparate. È stato un forum di lancio molto lungo, di una giornata intensa, dove si è fatta un po' la fotografia della città di Modena, di come era messa Modena in quel momento. Il forum è partito nel 2002 e dopo si sono fatti dei gruppi di lavoro, sono stati attivati 8 gruppi di lavoro su tematiche molto diverse che non riguardavano solo l'ambiente. E quindi questi cittadini hanno lavorato praticamente per un anno in maniera volontaria, quindi nessuno è stato pagato per fare questo, con dei tempi che si sono dati loro all'interno di questi gruppi di lavoro per costruire, per identificare delle azioni più importanti per andare a costruire questo piano di azione ed identificare non solo le cose che c'erano da fare ma anche le responsabilità, chi poteva fare capo a ogni azione e chi poteva coadiuvare ad arrivare a queste azioni.
tra i vari gruppi di lavoro, cioè, che cosa trattavano in particolare quelli che riguardavano l'ambiente? Allora, l'ambiente, c'era un gruppo che si occupava di risorse, per cui affrontava il discorso dell'acqua, del territorio, dell'aria e così via. C'era un altro gruppo che si occupava invece di ambiente urbano nello specifico. Quindi la città, come era messa, quali erano le caratteristiche, che cosa si voleva cambiare. Anche nello specifico dell'ambiente urbano si è parlato moltissimo di mobilità, perché è uno dei temi più caldi, soprattutto a Modena e in città come Modena. No? Lei sa che uno degli altri obiettivi del millennio riguarda proprio la sostenibilità ambientale, quindi mi chiedo in che modo iniziative di questo tipo possono andare a sostegno dell'obiettivo del millennio. Allora, noi facendo questo lavoro lungo, perché come dicevo prima hanno lavorato insieme per un anno, la cosa, nonostante le diverse tematiche, perché c'erano anche quelli che si occupavano di produzione, di ambiente, di beni anche, della qualità sociale e così via, la cosa che abbiamo riscontrato, che è stata la richiesta più forte, era quella di informare, quindi informare la cittadinanza, informare, sensibilizzare, educare. Quindi erano un po' queste le indicazioni che venivano dal basso, no? Dagli stessi cittadini. Come siete arrivati a capire? Allora, come siamo arrivati? Perché fra le azioni sempre c'era questa indicazione, dobbiamo sensibilizzare la popolazione, dobbiamo dare informazione, dobbiamo educarli anche, perché non è semplicemente, dell'informazione ce n'è tantissima, perché se noi ci guardiamo un po' in giro ci arriva anche da tantissime fonti, quindi non solo da quello che la stampa, ma anche se vediamo un po', ci sono un sacco di manifesti, delle newsletter, la radio, il web e così via. Ma la cosa che abbiamo riscontrato è che la gente legge poco, è praticamente bombardata da tantissima informazione e ha poco tempo, quindi vuole delle cose molto veloci, perché anche qua sull'informazione, su quello che è la formazione, siamo arrivati anche al fast food e vogliamo tutto velocissimo, tutto deve essere fast. Quindi la gente ha poco tempo. Allora loro hanno detto, ci sarà qualcuno che si può prendere questo impegno di dire, è un'azione lunghissima, perché fa sensibilizzare la cittadinanza. Informarla, diciamo, tutto sommato è abbastanza facile informare, perché appunto ci sono tanti canali. Ma sensibilizzare veramente, formare, queste sono azioni che sono azioni di lunghissimo termine. Quindi non possiamo dire faccio un momento di aggregazione e con questo ho già formato delle persone, perché siccome noi andiamo a incidere sul cambiamento di comportamenti, non solo dal punto di vista ambientale, ma su tutti i versanti, sono azioni che per cambiare i comportamenti, innanzitutto chi fa queste attività deve rendersi conto che deve utilizzare tantissimo tempo, che deve impiegare tanto tempo, perché i comportamenti che noi abbiamo sono proprio delle abitudini, delle cose che noi abbiamo imparato magari con moltissima fatica, ma che dopo diventano delle abitudini, e quindi quando noi li facciamo e diventano proprio delle abitudini, non ci rendiamo poi più conto di quello che facciamo. Quindi cambiare un comportamento, che vuol dire cambiare un'abitudine, soprattutto di comportamenti che non sono quelli più giusti, quelli più sostenibili, vuol dire che la prima cosa che devo fare è portare l'attenzione al comportamento, quindi rendermene conto che sto facendo qualcosa. E dopo, una volta che mi sono soffermato, ho portato l'attenzione a quel comportamento, cercare di capire se è giusto o sbagliato. E quindi cambiare un comportamento vuol dire non solo averne la consapevolezza di quello che sto facendo, ma dopo dire mi muovo verso una direzione che fa sì che io quel comportamento lo vado a cambiare. E quindi, così come impariamo da piccoli magari a lavarci i denti, dobbiamo imparare anche che quel comportamento che abbiamo fatto, che magari quando eravamo piccoli ci ha costato tantissimo imparare, e dopo è diventata un'abitudine, come chi guida una macchina magari. Allora, quando ci rendiamo conto che un comportamento è sbagliato, innanzitutto dobbiamo tornare indietro e dire quello che ho imparato lo devo in qualche maniera disimparare, no? E tornare a imparare qualcosa più sostenibile. Quindi questo vuol dire che ci devo impiegare del tempo e devo avere anche la voglia di farlo.
per cui formare non è una cosa facile.